Salve ragazzi, buon sabato e benvenuti sul canale. Purtroppo non posso girare il video domani come vi avevo promesso nel precedente video per motivi logistici e quindi sono costretto a girare oggi, che è sabato. Comunque, vabbè, sbarbata che andremo a seguire di sabato e come andava un certo Sergio Caputi, sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato, quindi almeno si spera. Comunque, ragazzi, per la sbarbata di oggi, come vi avevo promesso, andremo a provare un set che mi ha parecchio incuriosito e l'ho subito ordinato. Vale a dire, Barberia Carottese, il SOP Maracuja e Goji, prodotto dalla TFS. Barberia Carottese che è una barberia storica, quindi di Piano di Sorrento, quindi zona della penisola sorrentina, e che è gestito da Lello Mastro, quindi il barbiere che spero di andare a trovare quando prima, per la prima volta, non sono mai stato, però mi ha colpito dall'inizio, oltre che la sua professionalità. Ho già provato quindi questo prodotto e vi dirò quindi le mie impressioni, quindi mi ha colpito anche questo prodotto. E soprattutto la sua disponibilità anche a dare consigli. Come after abbinato andrò ad utilizzare sempre quindi Barberia Carottese, sempre prodotto dalla TFS, Aftershave in Love, sempre che riprende quindi i sentori del SOP. Comunque, ragazzi, andiamo a utilizzare poi come rasoio Chavette, già sapete, il mitico ProRaso. ProRaso già armato con le lamette, le Shark. Eccole qui, le Egiziane Shark. Andiamo. Sciacquo il viso. E ragazzi, sta cominciando a fare caldo, almeno qui in zona Milano. L'impressione è che finalmente l'estate sta per arrivare. Però l'acqua calda comunque tarda sempre ad arrivare. Qualcosa di spettacolare. Ecco qui. Forse ce la faremo. Via. Ah, ragazzi, ci vuole proprio una bella sbarbata in tutta tranquillità. Andiamo a dare una bella sciacquata di viso per ammorbidire questa barbaccia di 2 giorni, ragazzi, ecco. Queste sono le mie condizioni. Guardate un po'. Ecco qua. Bene, andiamo a fare un contaggio direttamente in viso con il divertentissimo Omega marchiato ProRaso. Ecco qua, se qualcuno mi riferisce essere l'Omega 49, l'altro Omega mi pare 89. Ragazzi, onde evitare di dare numeri, io personalmente lo chiamo Omega ProRaso, così togliamo ogni sorta di problemi. Quindi, SOP, Maracuja e Goji, ragazzi. Andiamolo ad aprire e vi racconto il sentore che io ovviamente ho già utilizzato. Dunque, si presenta con una pasta morbida, innanzitutto. Ragazzi, sentore appunto di Maracuja e Goji, non so se molti hanno presente quindi questa fragranza, però io non ce l'avevo presente sinceramente, però vi posso dire che il sentore è prettamente tropicale, un sentore veramente esotico, ecco esotico ragazzi. Io avevo proprio voglia di una fragranza del genere, proprio perché secondo me esce fuori da quei canoni di austerità di alcune profumazioni, ve ne posso dire alcune, come per esempio la
tra Fitten Hill, la Taylor, insomma, per rimanere in ambito anglosassone, o comunque profumazioni classiche come anche il Gondolier, di Phoenix, o anche la stessa Cella. Quindi una fragranza, avevo voglia, rispetto a quello che già avevo, una fragranza che esce fuori dai soliti schemi, e io qui ci rivedo tutta l'esuberanza della dolce vita Campana. Quindi mi ricorda tantissimo questo sentore. Il sentore è un po' che si sente sui lidi balneari, vale a dire quel misto di profumi di frutta. Dei vari lidi, di gelati e anche di creme creme solari. Quindi quello, se vi posso per descrivervi quello che io mi ricorda, e mi ricorda comunque la dolce vita estiva. Ok, ragazzi, andiamo a seguire questo montaggio. Quindi mi ricorda proprio. E mi riporta alla memoria quindi di avventure in spiaggia, ecco. Sguardi sotto il sole, insomma, ricordi da mascalzone latino, diciamo, eh? E mi riporta proprio quella dolce vita. Quell'esuberanza puramente esotica. È davvero un fruttato molto 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 piacevole, molto ragazzi, molto piacevole. Grandi aspettative anche in relazione al fatto che comunque a maggior ragione un professionista, se mette quindi la sua faccia in una produzione, in questo caso quindi di saponi da barba e after, senz'altro, quindi mi aspetto un prodotto di un certo tipo che garantisca il massimo comfort e piacere di rasatura, proprio perché un professionista, quindi senz'altro sa bene come ottenere e come pretendere il massimo dai propri prodotti. Aggiungere un po' di acqua. Ragazzi, devo dire che questo soap promette veramente bene. Ragazzi, mi suscita la mente il sentore veramente l'estate. No, non è il classico sentore, quindi marino, zonico, ma appunto ripercorre queste note esotiche. Mi piace veramente un sacco. E anche il suo successo è pubblico femminile. Il che devo dire che dal mio punto di vista è un valore aggiunto. Andiamo a controllare lo stato del pelo, sì, per capire se è abbastanza ammorbidito. Direi che può quasi bastare l'insaponata. Tra l'altro, ragazzi, provandolo, questo soap mi ha colpito parecchio la capacità che ha di mantenere la propria consistenza, quindi non è assolutamente vaporoso.
E la vaporosità purtroppo è una problematica che ho riscontrato in diversi SOP. Ecco qua. Grande sbarbata il sabato sera, ragazzi. Già si preannuncia questa fragranza, davvero. Prepara proprio al sabato sera, in attesa anche di poter uscire e quindi poter riprendere la nostra vita quotidiana, ecco, fatta anche e soprattutto di uscite e mondanità. Ok, pronti via, proraso. E va, ma veramente molto candelina. Generalmente con queste Shark mi ci trovo veramente bene. Grande piacere ragazzi, grande piacere. Ok ragazzi, benissimo, benissimo.
Prima passata è andata via, che è un piacere. Vado a prelevare un altro po' di sop e lo inserisco nelle punte del pennello. Ragazzi, sono proprio in estasi. Penso che mi capirete. Mi è sbarbata proprio poi il sabato pomeriggio, avere qualcosa di catartico, ecco. Fa davvero puro relax. Proprio veramente che tra un po' mi addormento, ecco. A questo punto, beati voi, magari, se guardate il video, vi potete stendere magari sul divano e anche chiudere un po' gli occhi, dormire. Se magari vi faccio questo effetto, sono anche contento. Ok. Andiamo di seconda passata. Contro bene e ultimiamo.
spettacolo. Bene, bene, bene ragazzi, bene. Bene. Andiamo a vedere se dobbiamo fare qualche ritocco. Ragazzi, sbarbata proprio, rilassante, sono andato completamente in estasi. Bene, bene, bene. Devo fare qualche ritocchino. Un po' di sapone che è meglio, altrimenti rischiamo di andarci a tagliare, ecco, tagliuzzare la pelle. Ottimo. Bene, basetta un pochettino. Meglio essere un po' precisi. Ok ragazzi. Mi sento decisamente soddisfatto.
andiamo a sciacquare il viso e abbiamo un po' di allume di rocca e andiamo con l'Aptem. Prima però ecco qua, proprio una piccola imprecisione. E andiamo. Facciamo una bella passata di allume di rocca, così il viso si rinvigorisce. Ecco qua. Bene, bene, bene ragazzi, aspettiamo qualche minuto e nel frattempo vi posso dire grande sop ragazzi, grande sop, complimenti a TFS e soprattutto alla scelta delle fragranze, grazie quindi a Barberia Carottese perché ragazzi sono andato totalmente in estasi. È un profumo inebriante, davvero ci voleva proprio in questo sabato di primavera, ecco, e con questi sentori decisamente suadenti, esotici ragazzi direi, quindi è stato un il passaggio della lama non l'ho avvertito. E come c'è anche le stesse lame, comunque devo dire mi sono trovato benissimo con queste Shark montate sullo Chavette, Chavette Pro Raso che come sempre sapete quindi fa il suo e lo fa alla grande ragazzi, alla grande. Bene, a questo punto direi che possiamo andare in after, quindi mi risciacquo il viso e arriviamo alla ciliegina sulla torta, ecco. Ce la siamo presa anche un comodo oggi, però è giusto così. Aftershave in love riprende, vi dico le note di testa: maracuja tropicale e verde, il cuore è di goji, fico tropicale, ozonica e terrosa, il fondo è fruttato, legnoso, ambrato e muschiato ragazzi. Andiamo a eseguire questo splash. Sì ragazzi, davvero suadente e tropicale. Questo per l'estate secondo me ha il giusto successo con l'altro sesso, devo dire la verità, credo proprio che sia decisivo. Ragazzi, è andato spettacolare. E anche l'after quindi riprende quindi quelle note del soap, quelle note tropicali, io lo vedo benissimo.
ricordando l'estate, quindi in vacanza, magari con una barba fatta di tardo pomeriggio, in tardo pomeriggio, dopo una giornata al mare, quindi si esce nelle località turistiche, come ad esempio località della Costiera, Amalfitana, Penisola Sorrentina, magari mi vengono in mente quindi posti che conosco molto bene, indossando quindi queste fragranze con un abbigliamento magari fresco di lino e senz'altro il mascalzone latino è servito. Ragazzi, sbarbata eccezionale, BBS raggiunto in maniera ottimale, pelle veramente con zero irritazioni, e quel mix di giornata giusta, lama giusta, prodotti giusti che ti fanno letteralmente andare in estasi. Io ragazzi vi ringrazio e vi do appuntamento ormai alla prossima puntata. Buon fine settimana. Ciao. Alla prossima.